ragazzi, eccomi qua. Ciao a tutti, sono appena tornato alla mia quinta seduta di fisioterapia, che come dimostra la mia borsa ho svolto in piscina. Questa è la mia borsa, per chi non lo conoscesse, è un modello Kit Bricks con ottimi materiali, ma soprattutto con la possibilità di collegare altri moduli. Infatti questa è una borsa modulabile. Quando vado a fare le gare di triathlon attacco, oltre a questo, il modulo per la corsa e il modulo per la bicicletta. Insomma, un'ottima borsa, molto bella, che ho già recensito sul mio canale. Vi invito tra l'altro a vedervelo perché merita, non costa nemmeno tanto e arriva dall'Inghilterra. Ok ragazzi, un avviso ai naviganti. Chi mi segue da qualche tempo sa che sto aspettando una bambina. Domani, 21 settembre, mia moglie, e finirà il termine della gravidanza. Quindi da domani, oggi per chi mi guarda, ogni giorno è buono per l'arrivo della mia figliola. Quindi se troverete sempre meno video sul canale in questo mese e mezzo, non vi preoccupate, non mi sono dimenticato di voi, ma vi devo prendere cura della mia piccola cucciolotta. Quindi ragazzi, non vi preoccupate. Altra questione molto importante, lo sapete, ho iniziato a fare fisioterapia alla caviglia sinistra e questa, all'inizio della fisioterapia, è combaciata con l'inizio della mia fase di transizione. Fase di transizione che per molti di voi inizierà nelle prossime settimane. Ad esempio, mi sembra che la Federazione Toscana Triathlon ha messo in calendario l'ultima gara del 2017 per il 15 ottobre. Quindi per chi deciderà di fare quella gara, dal 15 ottobre in poi inizierà la fase di transizione. Vado alle ciance. Detto questo, dato che oggi sono stato in piscina, ho pensato, perché non provare a proporre a chi magari fa sempre corsa o chi magari fa sempre bicicletta, dato che ho parlato molto di bicicletta nella fase estiva, di fare nella fase di transizione un potenziamento magari in piscina. Un periodo di scarico in piscina, potenziamento però nella parte alta del tronco, quello che magari i ciclisti e corridori usano sempre meno. Infatti il nuoto, si sa, è un ottimo sviluppatore della massa della parte alta del tronco, quindi dorsali, spalle, petto, braccia e perché no anche il collo. Chi pratica però un nuoto da tantissimo tempo avrà un fisico con muscoli molto allungati, perché in acqua non si possono fare carichi massimali come ad esempio si possono fare in palestra o con le ripetute in salita. Quindi diciamo che fare nuoto nella fase di transizione per chi proviene dalla bicicletta o dalla corsa è un ottimo modo per staccare dalla stagione che ci lasceremo alle spalle e per iniziare quella che abbiamo invece di fronte a noi. Se non bastasse, il nuoto ha come caratteristica ovviamente quella di svolgersi in acqua. Lo so, ho scoperto l'acqua calda, però questa è una questione molto importante che non va sottovalutata, dato che un corpo immerso in un liquido è sottoposto a forze completamente differenti rispetto a un corpo che grava ad esempio sul suolo. Questo perché? Perché un liquido che galleggia è sottoposto alla legge di Archimede, che genera tutta una serie di forze, per cui articolazioni, muscoli e apparato osseo sono molto, apparato scheletrico, sono molto meno stressati, sono sottoposti a forze molto ridotte. Quindi per chi proviene da una stagione molto intensa di bicicletta o da una stagione molto intensa di podismo, può pensare nella fase transitoria di passare 4 settimane, 6 settimane in piscina e magari ridare tono alla parte alta del corpo. Questo vale sia per gli uomini che per le donne. Inoltre, se non bastasse, il nuoto è uno sport in cui il peso dell'atleta non è così fondamentale. Pensate, ad esempio, vi do racconto anche per esperienza diretta, alle finali regionali del 2000 e qualcosa, non mi ricordo, quando ancora nuotavo a Pistoia nell'associazione nuoto Val di Nievole, mi sono trovato nella fase regionale, nella fase finale regionale dei master, a gareggiare anche con atleti con qualche chilo di troppo. Questo che vuol dire? Vuol dire che in acqua si possono avere prestazioni anche buone. In atleti master, ovviamente negli elite no, ma in atleti master si possono avere prestazioni molto buone anche con qualche chilo di troppo. Questo sempre per la legge di Archimede. Questo che vuol dire? Vuol dire che se arrivate a fine stagione e magari la fase di transizione, cambiando tipo di allenamento, cambiando dieta, mettete o potrete mettere su un pochino di chili o un pochino di grasso, non vi preoccupate, perché in piscina il chilo di troppo, il grasso di troppo non si farà troppo sentire. Quindi ragazzi, il consiglio che vi do, soprattutto a ciclisti e corridori, è quello di provare nelle 4-6 settimane di stacco stagionale
di andare ad allenarsi in piscina. Sicuramente ne gioverete da un punto di vista mentale, perché cambierete allenamento, da un punto di vista fisico, perché svilupperete altri muscoli facendo riposare quelli che avete stressato durante tutta la stagione. Bene ragazzi, mi vado a riposare perché sono stanco. Noi ci vediamo al prossimo video, buon allenamento e alla prossima, ciao!